Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale ad un nostro nuovo video. Come al solito io sono Gabri. Io Virillo. Oggi andremo a recensire una nuova linea di liquidi americani. Vai Virillo, esponiceli. Allora, questa qua è la marca, è Radless Juice. Abbiamo quattro gusti qui da andare a fare la prova di svapo. Allora, uno è Jungle Fever, che sarebbe ananas, mango e limone. Uno è uva rossa, sì, varietà di uva rossa, che sarebbe grape drunk. Poi uno, questo qua è Dutz It, sarebbe tanti tipi di frutti diversi. E questo Rise, a sorpresa, andremo a vedere se riusciamo a trovare qualche nota di qualche profumo. Eh sì, perché non sappiamo che cosa raccontiamo. Praticamente Rise, sorpresa. Vai, allora, partiamo dal primo. Vai. Quello ananas, mango e limone. Allora, apriamo la boccetta. Sono un 70-30. La boccetta è da 15 ml. Sono boccette piccoline che si trovano facilmente su internet. Sì. Nei vari siti, magari dei siti americani dove puoi ordinare liquidi un pochino più corposi, più saporiti. Eh sì, un po' diversi. Buono. Il mango ti rimane. Sì. Il mango buono. E l'ananas. Il limone non si sente tanto. No. Si sente più un mango. Dà un po' quella nota di aspro forse il limone. Senti un po' l'aspro. Quando lo tiri. Buono, fresco. Buono. Per l'estate ora va di moda il mango. Che volta ci diamo questo di chiuso qua? Ma io ci do un 7. Sì, un 7. Va bene, un 7. Va bene, passiamo al prossimo? Certo. Allora, andiamo a fare la prova di svapo con Grape Drunk, sarebbe alimento. Sì. Allora, te lo apro. Vai, gli amici, una drippata. Quindi basta, eh Gabri? Sì, va bene, va bene. L'uva tipo, sai, subito l'uva, subito subito mi ricordano in mente quelle chewing gum che facevano una volta della Big Bubble all'uva. Uguale, identico, il solito sapore. Sono buone. È anche fresco per l'estate, anche questo. Sì, non è che ti sto a casa, sì. Cremosi, che dopo un po' ti stufa. Questo molto leggero, non troppo forte. Per tutto il giorno. Per tutto il giorno va bene, piace anche un buon sapore in bocca. Ti do un 7 io. Un 7 e mezzo. Sì. Io non rimango sul 7, rimango. Mi piace questo. Vado a seccarlo bene così. Sì, anch'io. Ora andiamo a fare la prova di svapo con Ed's Dutz It, che sarebbe una miscela di frutti. Sì, tanti frutti diversi, vediamo se noi riusciamo. La scritta sotto la barra è rossa, sarà qualche frutto rosso. Probabile. Fragola forse, qualcosa del genere. Sì, frutti dolci. Dimmi che sto pregando. Vai, ok, perfetto. Qua c'è dell'ananas. Forse sì. Ananas. Non si riesce a capire benissimo perché sì. C'è un miscuglio di sono frutta, tanti gusti insieme. Di frutti. Però buono che questo non è tanto fuori. No. È sempre bello fresco, sì. Buono. Votazione, che voto ci dai? Rimango sul 7. 7, 7 e mezzo. Rimaniamo su quella linea. Cioè, è un liquido valido che lo puoi prendere. Sì, per tutto il giorno. Tutto il giorno non te lo svapi. Non ti stomaca. Non ti stomaca, non ti dà noia. Non ti sdegna da dire.
sì, è peso perché è un cremoso, no, però è un po' più cioccolato, ora d'estate. Poi con queste giornate calde qua. Ora andiamo a fare la sorpresa di questo liquido che per ora quelli che abbiamo provato sono buoni. Sono buoni. Dovrebbe essere buono anche questo. Certo, c'è un colore giallo. Quindi può darsi che c'è. Che cosa senti? Ananas. Proprio potentissimo. Poi non lo so, è una sorpresa. C'è tanti tipi di cose, c'è scritto così, se andate a vedere anche sul suo sito, non rivela gli ingredienti. Caramello. Non lo capisco. Frutta. Un fruttato. Mi sono sorpreso davvero perché boh. Una sorpresa, non riesci a individuare le cose che ci sono. Cioè, è buono, a me piace. È fresco. Sono tutti liquidi freschi che non ti smagano. Cioè. No, no. Sono buoni. La votazione, Gabri, di questo liquido? Ti do un 6,5. Invece della linea dei liquidi come ti sembrano? Tutti insieme, un voto per sì. Tutti complessivo? Sì. 7,5. 7,5. Sono validi. Sono validi, sì. Uno se li potrebbe comprare su. Sì, io riconcilio. Ci sono ancora altre tipologie sì. di liquidi di questa marca. Va bene, allora noi vi lasciamo così. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Dalla Taverna dello Svapo è tutto. Vi salutiamo, però volevamo ringraziare Svapo Caffè, come al solito, il nostro negozio dove di riferimento. E vi aspettiamo per un nuovo video. Mi raccomando, iscrivetevi e mettete un like sui nostri video. Un bacio. Un bacio. Ciao.